E dopo tempo immemore, eccomi tornato a registrare un video, finalmente. E l'inizio di questo video è molto depresso, dato che non c'è neanche la musica, quindi andiamo subito nell'area segreta. Parliamo un attimo con Under e poi vi dirò quello che vi devo dire, perché alcune cose ho bisogno di dirvele. Tempo. Una gang di skater Rinok ci ha sfidati. Dicono che sei più lento di una lumaca di fuoco di cratere fuso, ma io ti ho difeso. Gli ho detto che ho visto lumache di fuoco molto veloci. Meno male che ho un amico allora, come te. Pronto a sfidare questi ragazzi? Scommettono un uovo che non vincerai. E se perdo devo dargliene ottimo, uno allora. Puoi usare la mia tavola speciale da corsa. Ogni volta che fai una mossa viene accumulata carica turbo. Puoi usare i turbo quando vuoi premendo il tasto quadrato. Buona fortuna! E questa è una cosa molto bella. Allora ragazzi, prima di tutto, buon anno, anche se già l'ho scritto sulla pagina Facebook, però non fa niente se ve lo dico anche a voce. E questo è il primo video che registro nel 2015 e siamo al 13 gennaio, quindi potete capire che più che essere stato molto impegnato, non mi è proprio passato per la mente di registrare video in questo inizio dell'anno. Più che altro perché per la ripresa della scuola e tutte le feste io comunque devo riprendere un po' il ritmo, diciamo. Mi è risultato un po' difficile tornare con l'idea di fare video, però oggi sono qui. Ancora una volta auguri di buon anno, di un buon inizio scuola, anche se non esiste un buon inizio scuola, perché quando la scuola inizia a prescindere è una cosa orribile. Quindi è inutile augurarvi un buon inizio scuola, perché scommetto che già vi state rompendo le pallucce. Ok, qui praticamente niente di che, dobbiamo semplicemente vincere la corsa contro Steve Bay. Però non è l'unica cosa che dovremmo fare, infatti dopo dovremmo sfidare anche per l'ennesima volta quel bravissimo ragazzo di Under. Ok, perché ho fatto sta cosa? Non fa niente. Eh sì, ok, però non è che devo andare a cercare le robe contro cui sbattere. Cosa? Non ho capito cosa sia successo. Vabbè, la novità di questa sfida, come avete potuto sentire prima, è che facendo le mosse speciali guadagneremo del turbo. E senza di questo turbo questa corsa non si può vincere, quindi mettetevi l'anima in pace, premete L1, fate robe a casaccio. Io premo sempre in diagonale perché dà sempre più punti, non so perché. E la corsa l'abbiamo vinta. Olè! Senza neanche andare a sbattere su quella montagna. Mi hai dato proprio una bella lezione. Oh sì, credo che abbiamo pure vinto questo bello vetto. Come vorrei un ovetto Kinder, altro che queste uova qui. Oliver. Ho capito, sai fare la ruota, bravo. Ora che i Rinok sono sistemati, vuoi partecipare a una vera sfida? So che sei veloce, ma scommetto che non puoi sconfiggere tutti i granchi sulla pista e battermi in una corsa. Vuoi provarci? No, scusa. Questa è il sogno della mia vita, posso finalmente ammazzare i granchi, mannaggia la putroccola. Una vita che mi chiamano granchio. E oggi Gianchio si vendicherà sui granchi, sì, è una cosa poetica. Bene, mangia la mia polvere perdente. No, non mi piace la polvere. Ok ragazzi, quindi questa cosa godrò assai. Vaffanculo granchio. Quello ci penso dopo, non fa niente. È incredibile che c'è ancora gente che mi chiama in questo modo. E in questo video mi vendicherò definitivamente. Anche se in futuro mi chiamerete granchio, non mi interesserà, perché avrò la coscienza pulita, dato che già avrò fatto fuori 12 granchi. Ma che cazzo, me ne mancano 3, 2. Oh, non me la sono goduta appieno questo sterminio di granchi. Pazienza, a parte che ho mancato un sacco di gemme, mannaggia. Ok, ora l'ultimo dov'è? Me lo ricordo, come al solito dovrebbe essere, non lo so sinceramente, non mi ricordo. Ah sì, ok, qui a destra, ovviamente prima non ci sono andato. Addio granchi di merda. E chi è che vi ha uccisi? Gianchio 98, ci terrei a precisarlo, Gianchio. E questa credo sia una cosa che ricorderete per sempre.
Ok, abbiamo finito il momento stupido del video, che in realtà dovrebbe essere quasi tutto il video. Mannaggia, che palle. Ah vabbè, comunque dopo devo farmi anche il punto abilità, fottuto punto abilità, quindi ho tempo per prendermi le gemme. Poi mi sono dimenticato anche cosa devo fare in questo livello, oltre quest'area. Ach, non posso credere che mi hai battuto. Devi esserti allenato tutto il tempo, mentre io credevo che tu cercassi le uova. No, ho strafogato per tutte le vacanze di Natale. Uno di quei gracchi stava proteggendo questo... Aiden. Da notare un grave errore di doppiaggio. Hunter ha detto stava proteggendo questo, come se la frase stesse per continuare. Invece era un semplice stava proteggendo questo. Ok, non bisogna fare i pignoli, però dai, alcune cose potreste correggere. Già la scelta delle voci è quello che è. Poi se mi mettete a sbagliare pure in donazione è finita. Stavo dicendo, io non mi ricordo cosa devo fare in questo livello. Cioè, sì, devo andare sotto la melma, ora che usciamo da quest'area. Poi che cosa devo fare? Oddio no, devo fare ancora l'area secondaria dei sottomarini. Che palle, l'odio quella cosa. Poi qui non so neanche quanto è il record, quindi forse farei meglio a... Oh cazzo, qui non è un non sono punti da fare, qui è un tempo da battere. Mannaggia, il fatto che per prendere le gemme potrei perdere un po' di tempo. Che palle! Questo video non me lo sono preparato affatto. Ho preso il microfono e ho registrato perché ho detto dai, è troppo tempo che non registro video. Come avete potuto notare, durante le vacanze ho caricato pochissimi video, mi pare soltanto due, nel corso di 3 settimane tipo. E se vi dico il motivo, no, ma io non ve lo dico perché è una cosa stupidissima, vi dico solo che è legato a mia sorella. Non ve lo dico perché è una cosa abbastanza ridicola che mi ha fatto anche incazzare all'inizio, però purtroppo i fratelli e le sorelle maggiori dominano e non possiamo farci niente. Ok, le gemme le ho prese tutte dato che ho controllato con Sparks, qui non c'è più niente, quindi andiamo a battere sto record della minchia. Speriamo di averlo battuto però. Se no va a finire che neanche in questo video riesco a finire sto livello. Sto andando un po' troppo lentamente con questo gioco. Non vorrei superare le 8 ore. Che cavolo. Ah, meno male. Non l'ho neanche battuto di molto, appena 6 secondi, 5 e mezzo, quello che è. Ora andiamo a fare le innumerevoli cose che ancora ci mancano in questo livello, purtroppo. Guardate quante gemme dobbiamo ancora prendere. Questo è il brutto di cominciare i livelli a metà di un video, perché poi non sai come devi gestirti il livello nel video successivo. O almeno così per quanto riguarda me. Poi magari gli altri ci riescono perché io sono soltanto mezzo ritardato. Ma abbiate pietà e soprattutto pazienza. Mi scuso anche se io posso risultare un po' annoiato, ma il fatto è che è passato così tanto tempo che forse mi sono anche dimenticato come si fanno i video. E più che altro sono molto annoiato per l'inizio della scuola, veramente è stata una botta in fronte. Chad! Ora non farmi la ruota. Beh, almeno hai fatto il cane in una maniera diversa. Pensavo che ti saresti messo a scodinzolare davanti a me come un emerito idiota. Vabbè, ora che ci troviamo andiamo qui. Mamma quando la odio questa sfida. È andata a sbattere contro una parete nera che non c'è. Bravissimo. Qui ci venivo sempre a fare i tuffi, ma non riesco a prendere nulla coi sottomarini che stanno in pattuglia. Che te va di pilotare sto sottomarino qui? Fai fare a me. Certo, premi il tasto X per accelerare. E quando vedi un sottomarino, la torpedine inizierà a puntare. Torpedine. Se ottieni un buon puntamento, spara premendo il tasto cerchio. Non mi viene neanche voglia di fare battute sull'accento romano di questo tizio. Ma poi scusa, come fa a notare qui che è pieno di acido? Che cazzo tiene la pelle fatta di metallo? Guarda te. Allora, siccome ci sono ben due sfide da fare con sti coglioni, e poi devo anche tornare a farmi le fottute gemme, vediamo di finirle subito queste due sfide. Ok, ma questo però pure mi prende per il culo. Oh, dritto in faccia. Se i sottomarini avessero una faccia, però dai, avete capito. È scocciante il fatto che io non posso prendere le gemme col sottomarino, devo per forza tornare dopo.
Dai, ti prego, non andare a sbattere colpo. Perfetto. Una volta sono riuscito a prendere un sottomarino senza mirarlo. Gli sono andato a sbattere incontro. Pum! Con... Ah, mannaggia. Tra l'altro mi pare che se ci vado a sbattere addosso muoio. Perché ovviamente io sono il giocatore 1. I nemici devono essere per forza più forti di me. Magari il loro sottomarino, essendo rosso, è più potente. Secondo qualche logica da videogioco. Ok, ora l'ultimo dov'è? Ah, qua mi pare che se non lo vado a cercare non esce. Forse a volte si nascondono in questi tunnel. Ovviamente non è questo. Ah, eccolo, eccolo lì, eccolo lì. No, perché ho girato la... non andare a sbattere. No, che palle, nel tunnel si blocca il puntamento. Uffa, ma vedi se ora devo perdere mezz'ora con l'ultimo sottomarino. È un classico, succede sempre così. Oppure no. Oddio, pensavo che non l'avesse preso per un momento. Beh, che me possino cercà. Sei bravo a nota. Tiè, prendi sovo come ricompensa. E quando mai? Ethel, che cavolo di nome è? Se abbiamo capito che sti draghi, è inutile chiamarli draghi. Scoccia chiederti di nuovo una mano. Ma ci stanno altri sottomarini che vengono fuori dal nulla. Se li distruggi potrei usare il lago di nuovo per fare i tuffi. Ok, ma se poi riemergi con soltanto il tuo scheletro, non dare la colpa a me. Accidenti, forza, piccolo drago! Che dire accidenti ogni cosa? Ho detto sì, vado ad aiutarti, non c'è bisogno di dire accidenti. Come se uno mi chiede, mi presti 5 euro? Sì, vaffanculo, grazie. C'è un po' di coerenza nelle frasi. Oddio, oh, questi ora lanciano pure le mine. Quindi... andare nei tunnel è una cosa suicida. Io ovviamente lo faccio perché è bello così. Ora ne sono addirittura 7, uno in più. Impressionante. No, ho troppa paura di morire. Mandannazione. Uffa, però perché ti interrompi ogni 2 secondi? Puntamento del cavolo, ti prego, dimmi che l'hai preso. Perfetto. Siamo ancora a 2, non mi piace questo fatto. Ok, magari diciamo che siamo a 3. Perfetto. A 4? No, sarebbe troppo bello, vero? E infatti, odio il numero 3. Il 4 è il mio preferito. Non so se l'ho già detto. Perfetto, ora vi faccio vedere come il numero 4 durerà pochissimo. E infatti, è incredibile come queste cose sembrano accadere apposta. Ok, brutto stronzo, non fatemi scherzo, sono troppo vicino a loro, mannaggia. Mi si è fermato il cuore per un istante, ho anche 2. E basta andare in mezzo a sta nave che mi fai soltanto rincoglionire. Oh, mannaggia, muro di merda. Scusa, ti costerebbe tanto puntarlo? Cioè, tu mi vuoi dire che... è ancora puntato il blocco? No, ok, questa cosa che è successa è dell'incredibile. Era ancora il puntamento bloccato su quell'altro tizio. Ma vi pare normale? Almeno se può notare di nuovo nel lago. Vorrei ringraziarti meglio, ma tutto quello che c'ho è star trovo. Magari ci trovi una sorpresa più bella in questo. Chissà, magari un drago che non fa il cane, dico per caso. Magari fa il gatto. Dolores sarà un drago stronzo. Almeno hai fatto un salto all'indietro. Una cosa un po' originale, ma giusto un po'. Ok, ora andiamo a prendere i 100 miliardi di gemme in quest'area. E abbiamo anche del limite di tempo. Ogni 2 secondi devo andare a riprendermi il potenziamento, come se non bastasse. Potevano farlo un po' più lungo, però. A volte sono anche morto qui sotto. Certo, però mi sento molto... mi sento male a stare in questo lago. Mi dà un senso di pericolo imminente, pure se la barra del potenziamento è abbastanza piena. Guardate come... è come se ogni istante fosse un passo in meno verso la morte. O un passo in più, dipende da quale punto di vista volete vederlo. Ora finiamolo con queste filosofie da imbecilli cronici, per favore. Che già ne faccio troppa di filosofia a scuola. Per essere un liceo scientifico, troppa decisamente. E questo è il suono della morte che incombe. Oppure no. Oppure sì. Ah! Che culo! Stavo per fare la frittata, amici. Ok, ovviamente qui sopra ci sono ancora gemme, ma guardate che carina mettermi tutte queste gemme sul cornicione.
grazie per indicarmi questa gemma a 2 centimetri. Ma quante minchia ce ne sono ancora? Ora dov'è quel coso? Oh, dove sei? Mi sa che sono morto. Tan, tan, tan. E vai, che culo. Abbiamo preso tutte le gemme, meno male. Ho rischiato di morire 2 volte come un demente. Uffa, però già 15 minuti. Devo ancora andare a prendere tutte le gemme. Però almeno abbiamo finito tutte le aree secondarie. Mi pare. Credo di sì. Non ho neanche visto se ho preso tutte le uova. Non mi pare che sia apparsa la schermata. Però vabbè, sono troppo, un po' troppo distratto. Ok, ora prima cosa, invece di andare qui, usciamo qui fuori. Mi dimenticavo sempre che da piccolo per andare qui bisognava uscire da là. Ecco, andiamo a prendere ste gemme da uno. Madonna quanto le odio. Ora che c'è? Oh, Sparks, però neanche sei di aiuto. Qui da dove si esce? Perfetto, ho perso solo tempo. Scusa, ma prima mi ricordo che c'erano delle gemme qui, già le ho prese. Ogni volta dobbiamo farci sto giro. Incredibile. Ah, ora mi ricordo dov'era quella. Questa è l'area in cui bisogna tornare indietro col potenziamento. O magari lo erano tutte e due, boh. Ormai non ci sto capendo molto. Facciamo subito, per favore. Mi sembra stupido non finire il video, il livello in questo video. Però davvero ci metto troppo tempo, mamma mia. Allora, io non ho ancora fatto il livello di questo mondo in cui non possiamo prendere tutte le gemme, quindi ci mancano 19 gemme. Perfetto proprio. Ma sì, Sparks, però non è che mi sei tanto d'aiuto. Così poi mi dici soltanto orientativamente dove sono le gemme. Vabbè, pazienza. Il culo me lo dovevo bruciare. E sì, però 2 volte no. Madonna, quanto odio perdere tempo. No, non voglio fare ogni video 20 minuti. Che palle. Queste sono cose fatte semplicemente per allungare il brodo. Ok, ora dove sono? Dove sono? Dove siete? Vai, Sparks, guidami. Perché vai in alto? Cosa c'è in alto? Oh, non sono andato lì sopra. Che palle. Uffa. Io per perdere tempo sono fatto apposta. Che poi magari ci sono altre gemme nascoste nel lago. Non lo so, sinceramente. Ok, mi scuso ancora una volta per la mia apparente scocciatura per questo video. Però vi ho detto, devo ancora riabituarmi. E per l'ennesima volta mi scuso per il casino che ho fatto nello scorso video di Team Racing. Però ho visto che siete stati comprensivi e vi ringrazio. Andiamo a vedere qui, speriamo che siano tutte. Speriamo che siano tutte. Sì, sono tutte. Olè! Ora dimmi che abbiamo finito il livello. Che bello, grazie mille, schermata di gioco. Ora ce ne possiamo andare tranquillamente a quel paese. E se non mi sbaglio, adesso abbiamo finito tutti i livelli in cui ci serve Hunter. Quindi possiamo farli a cazzo di cane come ci pare. Cioè, quelle sarebbero 600 gemme. Io ho visto solo gemme da 1 con 2 gemme da 10. Che cavolo, metteteci qualche gemma da 25 per mezzo. Ma giusto per far vedere. E ok, allora, grazie per aver seguito questo video. Noi ci vediamo nel prossimo, nel quale inizieremo la catena incantata. Da Jagger 98 è tutto, ciao ciao!